Siamo in diretta. Ciao a tutti, benvenuti. Abbiamo pensato oggi di fare questa diretta per, se il tempo ci aiuta, per... Sussiste. Per parlare un po', aiutarvi un po' nel discorso condotto al guinzaglio. In tanti ce l'avete chiesto. Sì, esatto. In maniera particolare ieri il nostro amico di Bassano del Grappa ci ha proprio chiesto, perché ha una difficoltà con i suoi due cani, una Malamut di 16 mesi e una Siberian di 4 anni. E allora dalle cose che mi ha raccontato mi sono... Ciao Balto! Mi sono reso conto che forse è meglio se facciamo un attimo una spiegazione su qual è la condotta corretta al guinzaglio e qual è l'equipaggiamento corretto per andare al guinzaglio, che non è l'imbragatura, ricordo. Insomma, magari aspettiamo che... Sì, sta arrivando un po' di gente, intanto. Si colleghino un po' di amici e così poi facciamo la prova. Se vuoi fargli vedere un po' i cani, così... Chi c'è qua? Stormolino! Ciao Stormi! Ciao Tato! Ciao! Sei muta? Sì, sei muta! Ciao Balto! Yagatino! Dici tutto! Vuoi fare tu la prova al guinzaglio? No. Trudina! Vino vino! Vino vino! Ciao! Ciao vino! Ciao Rubina! Fires, per chi sta entrando in diretta adesso, stiamo per fare una mini lezione sulla condotta al guinzaglio. Ciao, 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 state giù, state giù, state giù. Buongiorno Giuseppe, buongiorno Tania. Ciao! Come sempre, se vedete, se ci scrivete delle domande e dopo un po' non vi rispondiamo, riscrivete, perché a volte Facebook non ce le fa vedere tutte. Ciao Giunina! Cosa dici? Yakati, c'è da protestare. Scary, ah no, era Yukon. Per una volta Scary era innocente. Allora, se vuoi ripetere per chi è appena arrivato. Sì, l'idea oggi è quella di fare un po' una piccola spiegazione, una dimostrazione su qual è la condotta corretta che il cane deve avere al guinzaglio. Perché ieri il nostro amico ci ha scritto esponendoci i suoi problemi nel gestire il guinzaglio la Siberian Husky che ha di 4 anni, e così parlando, ci siamo sentiti parlando, mi ha detto un po' di cose che gli ho detto: no, guarda che non stai sbagliando, perché non puoi pretendere, cioè lui è in una situazione dove quando esce usa l'imbragatura, tutto l'equipaggiamento da canico, da dog trekking, quindi l'imbragatura sul cane, l'imbragatura in vita e la linea ammortizzata, la sua Siberian non tira, va a passeggio. Quando gli mette il guinzaglio tira come una disperata. È proprio l'esatto contrario di quello che invece deve accadere. Allora, tenete conto che ci sono stati degli studi condotti da dei veterinari tantissimi anni fa, tali per cui che hanno dimostrato che quando si mette l'imbragatura al cane il battito cardiaco inizia ad aumentare, perché il cane va in eccitazione, perché capisce che l'imbragatura è quell'oggetto che si indossa nel momento in cui si va a correre, a tirare, a lavorare. Quindi per il cane l'imbragatura deve essere... Ciao, Yakati. Lavoro. Deve automaticamente pensare... Stanno giocando. Due maschi giovani hanno avuto un attimo di confronto. Quindi quando indossa l'imbragatura il cane deve essere predisposto già mentalmente a tirare. Quando invece si utilizza il guinzaglio, il cane non deve tirare, perché altrimenti per noi diventa una sofferenza portarlo in giro, perché è lui che porta noi, non siamo noi che portiamo noi. Quindi la condotta al guinzaglio deve essere fatta con il guinzaglio molle e il cane di fianco a noi. Se vuoi far vedere... Ok, allora facciamo vedere innanzitutto che cosa accade quando imbraghiamo un cane. Prendiamo, chi prendiamo? Prendiamo un'imbragatura. Buongiorno a tutti, scusate il vento, ma non... Sì, oggi c'è vento. Oggi c'è vento. Chi è che vuole mettere il pigiamino? Io. Dai vino.
Cercasi volontari. C'hai Storm qua di fianco a te. Che... Storm? Ah, non l'avevo visto. Mi scusa, sì, ho offerto volontario. Allora, per imbracare un cane, innanzitutto bisogna salire sopra di lui. Avere il cane tra le gambe. No, non dove c'è il torace, ma dove c'è l'addome, parte finale. Dobbiamo stringere, ma poco, non è che dobbiamo far male. Anche Cindy si è messa già pronta a farsi. Dobbiamo semplicemente avere il cane fermo sotto di noi, ok? Dopodiché prendiamo l'imbrago, lo infiliamo muso e parte che deve, dove deve passare la testa, ok? E ultima cosa, ti saluta Lorenzo Tilli. Ciao Lorenzo! Ciao! Dopodiché prendiamo le zampe e le facciamo passare in questa zona qua dell'imbrago. Quando tirate sulla zampa non andate in esterna, perché rischiate di far male al cane alla spalla del cane. Prendete la zampa e tiratela su a pacchetto e la fate passare. Prima una e poi l'altra. L'imbrago è indossato, ok? A questo punto, con l'imbrago, il cane è naturalmente predisposto al lavoro. Cioè, sa perfettamente, e voi lo dovete abituare a questo, perché sappiamo che il cane è comunque un animale molto abitudinario, sa perfettamente che l'imbragatura significa slitta, carrello, quad, dog trekking, correre, lavorare, divertirsi, quindi esprimere tutta quella che è la sua natura di cane da slitta. Cosa molto differente invece quando il cane va a guinzaglio. Se noi usciamo a fare una passeggiata con il guinzaglio, l'imbragatura non la mettiamo. Tantissimi di voi utilizzano, purtroppo, mi dispiace. Buongiorno a tutti quelli che stanno entrando, intanto buongiorno a tutti. Tantissimi di voi utilizzano, purtroppo, la pettorina. Queste pettorine sono profondamente sbagliate, perché non vanno a fasciare il cane nelle fasce muscolari corrette con un'imbragatura da sledding. Inoltre avete sempre l'attacco che è posizionato intorno alla metà della schiena, quindi non potete andare a fare una passeggiata con la pettorina, perché il cane è già automaticamente davanti a voi. Il cane invece al guinzaglio deve stare di fianco a voi, il guinzaglio deve essere molle. Quindi quello che io oggi vorrei far vedere è proprio questo, la differenza, la diversità di quando il cane indossa l'imbrago e linea ammortizzata, cintura da trekking, piuttosto la slitta, il cuore, il carrello, quello che volete, e si va a lavorare. Allora il cane deve esprimere tutta la sua natura di cane da slitta. E invece la condotta al guinzaglio, che è completamente differente. Magari lo facciamo vedere su di loro, con l'imbrago. Sì, allora adesso noi l'abbiamo imbragato. Eccolo, Stormino! Adesso io mi metto la cintura da roccia e la linea. Storm? Vediamo se non sei ingrassato troppo in quarantena e ti va ancora. Infatti il problema è proprio questo, è la mia ingrassatura. Allora io adesso ho imbragato un cane, perché ho imbragato a caso un cane che non è assolutamente un cane leader, è un giovane maschio di 2 anni, fatti a gennaio, 2 anni e mezzo ormai. Del tutto incapace di stare davanti, perché è un cane forte e noi lo usiamo in wheel, quindi in una posizione dietro. Però se io lo attacco, mi sono attaccato agli alina ammortizzata, mi sono distratto. Ready Storm? Testo mio. Lui adesso non sa cosa fare, ovviamente, perché è confuso, non capisce, è in mezzo agli altri, quindi non è neanche un cane abituato a partire. Proviamo a imbragare un cane Alaska. Proviamo a imbragare un cane. Vediamo Yakati. Yakati, vieni dopo. Topino. E adesso qua la complicazione è che siamo anche in mezzo a tutti gli altri. Non stiamo lavorando in maniera uno a uno su un cane. Sì, noi usiamo gli imbraghi di Sled Dog Line, Gianluca Sapori, ve lo scrivo qui nei commenti. Per Yakati,
Ok. Adesso il cane ovviamente completamente disorientato, non sa dove andare. Normalmente loro sono abituati che non ci sono tutti gli altri libri, sono allo stack out, quando si lavora il cancello è aperto, quindi si parte, si esce, lui è arrivato davanti al cancello e dice dove andiamo, scusa che cancello è chiuso. Cosa mi prendi in giro? Il concetto è che con questa attrezzatura il cane deve essere assolutamente libero di tirare, e deve tirare, deve divertirsi, deve correre, deve fare il suo mestiere. Con il guinzaglio assolutamente no, e questo il concetto e il succo della chiacchierata che ho fatto ieri con questo nostro amico. Se si vuole che il cane non tiri, non si usa tutta questa attrezzatura qua, non si usa l'imbragatura sul cane e non si usa la linea ammortizzata su di noi, ma si usa un semplice guinzaglio. Prendiamo un guinzaglio. Allora, adesso vi faccio vedere lo sbrago. Io gattino, non si poteva uscire, c'era il cancello chiuso. Ti hanno fregato, ti hanno imbrogliato, è stata una finta. Oh, cosa che dici, Yakati? Yakati, vieni. Yakati, Yakatino, come? Sì, no, non con me, di farti sbragare. Abby intanto protesta perché dice, però avete imbragato lui, non avete imbragato me. Vedete l'interesse di tutti gli altri, sono tutti qua perché per tutti l'imbragatura è il segnale del divertimento, no? Quindi sono tutti qua che chiedono di essere imbragati e non capiscono cosa sta succedendo, perché è una situazione anomala questa, ripeto, di imbragarli quando sono liberi. Normalmente, come ho già spiegato nelle video lezioni, i cani si imbragano quando sono a stack out, perché diventa impossibile. Questo avete anche capito la valenza dello stack out. Se non c'è uno stack out non è possibile lavorare, perché non si possono imbragare 20-30 cani liberi e attaccarli ad una slitta, ad un quad, ad un carrello e uscire. Quindi questa è stata una prova che dimostra anche il fatto che è impossibile lavorare se non si lavora con il metodo. Vediamo cosa succede invece con un guinzaglio. Se io prendo un guinzaglio, non faccio indossare al cane né l'imbragatura da slitta né tantomeno la famosa pettorina che tanti di voi usate, e non trovo nulla di più sbagliato, sono sincero. Il cane deve avere il collare, come ho già detto, collare con anello abbastanza grande, perché quando si lavora d'inverno col freddo si hanno i guanti, e se questo anello fosse piccolino non si riuscirebbe ad attaccare il moschettone. Però il cane deve avere il collare e basta, si attacca al guinzaglio, ok? Nessun tipo di altro aggeggio sul cane, questo, semplicemente questo. Vi scegliete voi un lato, il sinistro o il destro, è indifferente, in esposizione i cani si portano sul lato sinistro, io ho sempre preferito il lato destro. Il lato che voi scegliete che sia sempre quello, quindi quando abituate il cane a stare a sinistra o a stare a destra, che sia sempre quello, e dopodiché dovete insegnare al cane a non oltrepassarvi. Il cane deve stare di fianco a voi, ok? Se il cane vi oltrepassa, allora i nostri cani a guinzaglio non ci vanno mai praticamente, perché non è nostra abitudine, hanno questo spazio grosso dove possono uscire tutti insieme, e non li portiamo a fare passeggiate. Però vedete che lui gliel'ho messo, è assolutamente tranquillo, perché comunque tutti i cani da slitta sono già abituati a lavorare con le neckline, quindi con un qualcosa attaccato al collo, non c'è nulla di strano per lui, quindi è qua molto tranquillo che sta aspettando che io gli dica qualcosa. Un consiglio: non fate mai mordere o rosicchiare il guinzaglio al cane, neanche per gioco, sgridatelo se lo fa, perché i guinzagli comunque sono di stoffa, si rovinano se vengono morsicati dal cane. A questo punto, dicevo, quando iniziamo la nostra passeggiata, se il cane ci supera,
Noi che cosa andremo a fare? Andremo con la gamba, attenzione a non pestargli i piedi perché gli fate male, però andremo a travolgere il cane invertendo completamente il senso di marcia, senza guardarlo negli occhi. Il cane penserà che è successo qualcosa di strano, qualcosa di non bello, perché mi ha travolto e ha cambiato marcia. Ecco, questa è la nostra, come dire, punizione per il fatto che lui ci ha oltrepassati. Vedrete che se lo fate 3 o 4 volte, il cane poi smette di tirare. Alaska, ti pesto. Lucia chiede come fa a stare così. Ragazzi, se non vediamo le vostre domande, perché a volte non le riceviamo, quindi se non vi rispondiamo, riscrivetele, non ci annoiate, che proprio non le vediamo a volte. Come fa a stare così? In che senso? Non ho capito la domanda. Credo fermo. Lucia, spiegaci meglio. Sì. Credo di aver capito come fa a stare così tranquillo, fermo, non lo so. Se non abbiamo capito allora, ok. Penso di aver capito che intende dire come mai è così tranquillo. Sì, credo anch'io. Innanzitutto, i cani che fanno la vita per cui sono nati e sono stati selezionati sono normalmente sereni, tranquilli. Okay? Quindi in questa situazione lui è qua, nel suo posto, in casa sua, insieme ai suoi compagni. E quindi è naturalmente tranquillo. Il fatto che io gli abbia messo un guinzaglio per lui non è si esce. Perché non è abituato, quindi non sa che cos'è questo. Probabilmente chi ha magari il cane in casa, alla vista del guinzaglio, il cane si eccita perché capisce, sa benissimo, come animale estremamente abitudinario, sa che si esce a fare la passeggiata, che per lui è una cosa molto bella. Tenete conto che questi sono cani comunque molto sportivi, hanno bisogno di molta attività sportiva, per cui un cane che sta in casa e va a fare la passeggiatina 2 volte al giorno non riesce a sfogare tutte le energie che ha, e che invece un cane che lavora sfoga sicuramente. Lucia dice: le mie, anche se faccio come dice lui, fanno come pare. Allora, bisogna lavorarci. Allora, tenete conto che non è che il cane è una macchina da guerra. Il cane è un animale, quindi se iniziate un certo tipo di lavoro, siate costanti nel lavoro che fate. Perché, scusate un capello, perché tutte le... Allora, la caratteristica fondamentale per riuscire a imporsi come capobranco non è la violenza, non è la forza. In natura non esiste violenza. Ve lo spiega Alaska con la sua faccia da gesso. La caratteristica è la coerenza. Per cui se voi volete fare questo lavoro, volete insegnare al cane a stare di fianco a voi, e però dite, come ha detto questa nostra amica, io ci provo ma lui fa cosa vuole, e allora desisto e non ci provo più, ha vinto il cane. E voi soprattutto non siete... Perché ha vinto il cane? Perché voi non siete coerenti. Cioè non avete continuato con coerenza il vostro insegnamento di dire: tu stai di fianco a me, non mi tiri. Anche perché un cane che al guinzaglio tira è veramente una sofferenza. Io vedo certa gente in giro così. Sì, Lucia dice: noi facciamo 15 km al giorno ma tirano. E allora, se i chilometri sono fatti per far sfogare i cani, il mio consiglio è imbragatura, cintura da trekking e andate a correre e fate correre il cane. E va benissimo. Ma se questi 15 km sono di passeggiata, il cane deve passeggiare. Allora, proviamo con Storm, che non è mai andato. Dai, Storm. Storm? Vieni. Tanto lui si era appisolato. Allora, io scelgo sempre il lato destro. Abbiamo anche tutti gli altri non al guinzaglio che fanno i seguaci. Quando il cane fa bene... Aspetta che vengo vicino. Dategli una carezza, dategli una pacca sul torace, per dirgli: stai facendo bene, bravo. No? Allora, vedete che... Ok, good point, stay. Vedete che se il guinzaglio è comodo, corto, non 18 metri i flexi, quelli che si allungano, ma che controllo hai sul cane con un guinzaglio lungo 10 metri? Il guinzaglio deve essere comodo perché io devo avere modo di richiamare l'attenzione del cane anche con qualche colpettino, qualche strappetto, ok? Senza esagerare ovviamente. Però avete visto che su un cane che non è mai andato al guinzaglio, posso dire, ok, è in casa sua, non è fuori, adesso bisognerebbe fare una sessione fuori, però l'importante è che il cane
capisca che gli è consentito stare di fianco, non gli è consentito superarci e non gli è consentito passare da un lato all'altro. Una volta che il cane apprende queste due regole, che voi dovete insistere con coerenza, il cane impara che a guinzaglio si va così. Poi vogliamo andare a correre? Mettiamo l'imbragatura e andiamo a correre. Allora, aspetta che c'è un altro... Ciao Luca, anche se non ho mai fatto molti esercizi di questo tipo con Charlie, con il guinzaglio corto camminava sempre vicino a me, mentre con il guinzaglio allungabile di 8 metri si sentiva libero di trottare davanti a me, ma senza tirare. Assolutamente, chiaro. Il guinzaglio lungo rende il cane libero di far quello... Allora, il concetto è che il cane non ci deve oltrepassare. Con il guinzaglio lungo è impensabile, ma così come è impensabile con le pettorine, perché la pettorina ha agganciato il cane qua e quindi tutta questa porzione di cane è già davanti a noi automaticamente, perché non posso col braccio andare indietro, ok? Il mio controllo, il mio braccio deve essere così di fianco a me, quindi io sono a livello del collo del cane, il cane ha il muso di fianco a me. Chiedono cosa ne pensi del collare a scorrimento. No, non mi piace. Non mi piacciono i veri collari, per me sono... Take it out. I veri collari, noi ne abbiamo una caterva veramente, abbiamo fin esagerato. Comunque il vero collare è questo, ovvero... Dai, fai vedere uno con le zampette che è più bellino. Ah, sì. Beh, fa uguale. Zampette o no? Chi è che mi lecca i piedi? Ah, Venus. Sì, abbiamo materiale da Expo qua. Poi c'è anche tutto quello che non vedete. Allora, il vero collare per me è questo, cioè un collare di stoffa regolabile con la sua fibbia che mi permette di stringerlo oppure di allargarlo, ok? A seconda della dimensione del collo del mio cane. Parto da una dimensione veramente piccola e posso andare alla sua massima estensione. Quindi io lo indosso sul cane, lo regolo. Adesso proviamo con Snooki, che è qua. Snooki, ciao Snooki! Offriti come volontario. Ma lui allora, si offre sempre. Una volta che il collare è indossato ed è ben regolato, se io tiro, il cane non deve riuscire a sfilarselo. Questo è un po' troppo largo perché vedete che si sfila. Quindi adesso ovviamente noi a fine stagione li allentiamo un pochino, perché il collare un po' troppo stretto, poi lui anche appena fatto la muta, rovina anche un po' il pelo a lungo andare, no? Ci sta, quindi sono un po' allentati, ma normalmente la prova Yukon, vai, fai Yukon. Yukon, la prova qual è? Se io tiro, sfilatelo. Sì, si sfila anche questo, vedete? Una volta che passa sulle orecchie il collare è uscito, Quindi già sono un pochino lenti, però ci sta, noi abbiamo dei cani molto bravi, molto ben educati, nessun nostro cane tira indietro, quindi non se lo sfilano. Comunque lo indossate, lo regolate e basta. E questo è il vostro punto di attacco su cui andate a mettere il guinzaglio ed è qua che lavorate voi, perché siete altezza collo, avete la testa di fianco ed è molto facile e semplice lavorare. Volevo chiedervi, non c'entra nulla con l'argomento, mi capita spessissimo, chi è schiacciato? Capita spessissimo che quando sono in giro incontro dei cani che corrono dritti verso di me, anche con lo spavento del proprietario perché gli sfugge il controllo. Perché? Chiede Marco. Gli piacerai. No? Cani liberi o cani... No, credo al guinzaglio perché gli... No, non lo so, Marco, scrivici se sono liberi o al guinzaglio. Allora, Marco, il cane è un animale naturalmente curioso e comunque, per esempio, anche il Siberian Husky è un animale molto curioso, quindi è facile che il cane venga verso di te perché ti vuole conoscere, vuole venirti ad annusare, vuole venirti... Cioè, non è sempre detto che abbia cattive intenzioni. Bisogna guardare il linguaggio del cane, come ti viene incontro. Ti viene incontro sorridendo e scodinzolando, ti viene incontro con la coda tesa, il pelo ritto, le orecchie fisse in avanti, lo sguardo fisso, quindi con un atteggiamento minaccioso.
Qua sono le due differenze. Scrivicelo così poi in base allora, ti rispondiamo. Il cane che ti viene incontro con l'atteggiamento amichevole, tu abbassati e quando ti arriva incontro lo puoi accarezzare, lo puoi coccolare, ti sbaciucchierà sicuramente e quindi avrà aperto un rapporto con te. Il cane che ti viene incontro correndo con sguardo minaccioso, fermati, bloccati, stai così, fermo in piedi, non lo guardare negli occhi, perché guardare negli occhi un cane minaccia. Stai fermo, immobile, così, guardando fisso nel vuoto. Vedrai che ti arriverà addosso, ti farà sentire la sua presenza. Perché... dice che sia cani liberi che al guinzaglio mi fanno le feste, anche cani pericolosi. Beh, sei fortunato! No, ma succede anche a me. Allora, noi che lavoriamo con i cani, probabilmente... allora, abbiamo un atteggiamento sicuramente che è verso il cane. E qualsiasi cane questo lo capisce. In più probabilmente puzziamo anche un po' di cane. Intrinsecamente. Anche succede anche a me, quando io cammino per strada, tutti i cani che vedo si girano, mi guardano, addirittura alcuni tirano il padrone verso di me, è una cosa abbastanza normale. Però mi è anche capitato che mi arrivassero dei cani con intento minaccioso, abbaiandomi in maniera molto cattiva. Alaska, ti schiaccio, ti fa un po' di là. Io mi sono bloccato, stai fermo così e non lo guardi negli occhi. Un consiglio che do a tutti: non urlate, non scappate, non mettetevi a correre, perché un morsettino sul sedere ve lo prendete. Una volta liberato l'husky in un campo, qual è il modo migliore per insegnargli a tornare, tenendo conto dell'altissimo istinto che hanno indipendente? Allora, l'husky, sì, questo lavoro si fa quando ha 4 mesi, 4, 5, 6 mesi, perché non ha ancora la paura di staccarsi dal suo branco. Scusate, ha paura di staccarsi dal suo branco e quindi è facilmente lavorabile su questa cosa qua. Il consiglio mio è di attaccargli un cordino lungo 30 metri in modo che lui si senta libero, ma non lo è, e quando lo chiamate e gli dite vieni, tirate un po' il cordino verso di voi. Dopo i 5-6 mesi questa paura di allontanarsi non c'è più, quindi tende automaticamente, per il suo istinto, ad allontanarsi per andare ad esplorare. Quindi se non avete lavorato bene nei primi mesi sul richiamo, non pensate di insegnare il richiamo a un husky di un anno o due, perché non è possibile. Quando si va a correre, conviene quindi avere il cane davanti con l'imbragatura e insegnargli i comandi come un leader della muta, Federico? Assolutamente sì, quando si va a correre, chiamiamolo dog trekking, chiamiamolo cani cross, chiamatelo come volete, il cane deve stare davanti a noi e deve correre, tirare, lavorare, esattamente come fai slip. Chiaro che poi dovete lavorare sui comandi. Allora, poi Raffaele diceva riguardo al guinzaglio, mi pare che quelli lunghi non si usano, non si può il guinzaglio estensibile. Io siete liberi di fare ciò che volete, io lo sconsiglio l'estensibile. Io non capisco l'utilità, un guinzaglio una volta che... Allora, tenete conto che esiste un articolo di legge che dice che se il cane è più lontano rispetto a noi di... Sono sincero, mi pare 4 metri, ma non ne sono sicuro, comunque di un limite fissato di metri, fissato dalla legge, vi potete prendere una denuncia per malgoverno di animali. Quindi chi viaggia con estensibile, col cane a 10 metri, quello si chiama malgoverno di animali. Perché se... Scusate per il vento, se non sentite ripetiamo, ma c'è vento oggi. Perché se io ho il cane a 10 metri e sbuca dietro l'angolo un bambino che di quel cane lì ha paura, io sto terrorizzando un bambino perché sto mal governando il mio animale. Il mio animale deve stare di fianco a me, non deve stare dove vuole lui. Se sta davanti perché sta lavorando, avrà una sua imbragatura, starò correndo, starò lavorando col mio cane, ma non avrà più nessuna distrazione a quel punto lì, perché sarà concentrato sul lavoro. Ma se io sto andando a passeggio, il cane deve stare di fianco a me. Il fatto è che molti prendono Siberian Husky ma non conoscono la razza, fai bene a dare dritte. Quando mangiano dell'erba e poi vomitano, c'è da spaventare? No. È normale perché per loro l'erba è curativa, è come se fosse una medicina. La mangiano tipicamente quando sentono di aver qualcosa a livello di stomaco che non va. E è normalissimo che la mangino e poi la rigurgitino, ma... cosa assolutamente normale, non c'è da preoccuparsi, non c'è da sgridarli, è una cosa normale nel cane. Chiede Kira, ciao, bellissimo branco, ritorno un attimo sul discorso collare e vi faccio una domanda, sì. Quindi come capisco quanto metterlo stretto senza che se lo sfili e senza che sia troppo stretto per lui e non abbia problemi a respirare? Alaska, fai la modella, allora, sei stata scelta. La prova è questa, una volta che l'hai regolato e l'hai chiuso, lo prendi
e tiri, 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 vediamo se esce. Alaska non ha neanche... abbiamo preso il cane più fagnano che abbiamo. Non ha neanche no, Alaska no. Dusty. Vieni, Dusty. La zeta che non si vede. Così è largo. Perché se io tiro... passa davanti all'orecchio. Vedete che si sfila? È uscito. Allora, così è un po' troppo largo. Però va bene se non andate a fare cose particolari o non avete cani che tirano indietro e che, tra virgolette, si tipo ripetono. Alaska. Con Alaska va bene. Noi abbiamo dei, in stagione noi li abbiamo un po' più chiusi i collari. Tenete conto che c'è una posizione dove quando voi lo chiudete riuscite a infilargli la mano sotto, ok? Yakati? E Thunder. Ah, Thunder. Praticamente io qua dovrei riuscire a infilare la mano sotto, invece qua ne infilo due di mani. Ne avanziamo. È troppo largo. Vediamo, okay. Venus. Ecco, Venus. Venus ad esempio mi pare giusto. Vino, vieni qua, Venus. Vino. Sì, Venus è giusto. Io infilo una mano, però non riesco a sfilarlo. Non passa, sì, passa anche questo. Se tiro passa anche questo. Comunque. Considerate che loro adesso sono completamente a riposo. Non deve passarci un braccio dentro, ecco, deve passare la mano piatta. Questo è il... Ah, vale la regola che devono passare due dita, deve passare una mano, vi chiedo. Solo perché una mano, il... sì. Non deve essere ovviamente soffocato, ma il collare serve. Tenete conto che il cane sul collo ha i muscoli, e neanche tanti. E i muscoli del collo, come ho già detto in qualche lezione, servono tantissimo per un sacco di cose. Nel cane da lavoro, quindi quando il cane entra in curva a alta velocità lancia la testa dentro la curva e quindi tutto il suo sforzo fisico viene bilanciato dalla testa e l'unione fra testa e fisico è il collo, e quindi sul collo deve essere ben fornito di muscoli. Giuseppe chiede se va bene se usa la lunghina per farlo andare in acqua. Prego, Kira. Beh, in acqua penso proprio di sì. Non li portiamo in acqua. In acqua non so rispondere. Ci vorrebbe Chiara, che ha freddo qua. Ci vorrebbe la nostra amica veterinaria, che lei ha un centro fisioterapico per i cani e quindi lei ha la piscina e fa molta acquaticità sui cani. Lei saprebbe rispondere. Io non so rispondere a questa domanda. Abbiamo solo il bacino dell'innevamento, ma è un po' freddo per fare mani. Raffaele dice: io tolgo collare se il cane è a riposo. Credo che rovini il pelo. Faccio bene? Certo, allora un pochino il collare rovina il pelo, sono molto d'accordo. È chiaro che se qualcuno ha intenzione, se uno fa esposizioni o ci tiene particolarmente, come dire, che sia questo pelo sul collo sia sempre perfetto, sicuramente il collare lo rovina un po'. Noi che con i cani lavoriamo, a noi non interessa molto se un po' il pelo si rovina. Tenete conto che si rovina su cani anziani, su cani giovani. Se io tolgo il collare a un cane giovane non insomma, vai Cindy, il pelo torna subito a posto, facci, okay? Vedere, quindi noi non lo togliamo mai. Adesso sta mangiando, no? Cindy. Ah, Cindy, ciao Cindina. Yukon non ci fa vedere. Yukon no, Yukon non è d'accordo. Comunque guardate, toglie lo sposto, rimane, vedete, un po' accartocciato, ma questa roba qua nel giro di una settimana va via, due spazzolate e ritorna a posto. Cioè non è che è rovinato in maniera permanente, è un po' schiacciato, un po' arruffato, sì, però noi non lo togliamo mai, perché sono 30, togli 30 collari, metti 30 collari, diventa un lavoro. Poi magari sono fuori, dobbiamo metterli dentro per qualche motivo. Il collare è fondamentale, se no come lo prendi il cane? Come lo attacchi allo stakeout? Come gli metti un guinzaglio? Come fai a... È vero Yukon? E Yukon è d'accordo. Sì, d'accordo? Sì. Qua intanto c'è Pragelato Beach Club. Va bene, io... Pragelato Beach Club, ciao Vino. Ciao. Cosa fai lì? Cosa fai Vino? E tu? Dai saluto? Ciao, bacio. Sì, Venus vi manda un bacio. Thunder anche vi manda un bacio. Mi smoccolate anche tutto, ma questo non è un problema. Se avete altre domande scrivetecele pure, spero di averle lette tutte. Ciao Nerina! Intanto facciamo una pausa, facciamo un po' di coccole. Chi c'è qua che mi dai baci? Mi dai baci! Vino, ciao! Rubina! Rubi! Ciao Rubi! Ciao!
Luca, io sono matto e dormo con 3 femmine husky e anche mia moglie. Ho già messo antiparassitario, troppo presto? No, no, assolutamente. No, no, va bene, va bene. Poi dipende dove abiti. Dipende dalle zone, però la primavera porta i parassiti, quindi sì, sì. Hai fatto bene. Grazie, Chiara. Kodiak. Kodiak. Dove vai? Dove vai? Tanderopolo. Qua c'è anche Abby che vi saluta. Ebina! Ci fai un po' di buu? Facci buu. Non ci fai buu. Hey, get out. Get out. Fire. Abito sui Sibillini. Sì, beh, ma va bene comunque, non è mai... Non è mai troppa la prudenza, diciamo, va bene. Sapete indicarmi un addestratore su Torino? Di Siberian? Veronica di Siberian? Aspettiamo la tua risposta. Chi c'è qua? C'è Giunina! Ciao Giunina! Ciao Balto! Sì, sì. Vuoi fare un saluto? Facci vedere un po' lo stretching, Balto. Lo stretching. Com'è lo stretching? Sì, di Siberian. Sì, secondo che finisco la sigaretta. Sì. Non ci fai stretching stamattina? No. Balto oggi non ci vuole fare stretching. Lui è il nostro cane dello stretching, ma senza stretching. Ciao, topo. Allora, il problema dell'addestramento del Siberian... Chi è che ci ha fatto questa domanda? Veronica. Veronica. Veronica, il problema dell'addestramento di Siberian è che... è un cane che obbedisce Thunder. E ti rispetta, ok? Non è un cane che ti obbedisce solo perché gli dai da mangiare, come pastore tedesco ad esempio, tanti cani, cioè è un cane un po' particolare. Allora, io credo che l'addestramento del Siberian debba passare attraverso l'addestramento della persona, l'educazione della persona all'addestramento, ma deve essere la persona proprietaria del cane poi ad addestrarselo, altrimenti tu porti il cane da un addestratore, questo addestratore cosa finisce poi? Finisce che il cane ascolta lui e quando te lo porti a casa non ascolta più te. Quindi il consiglio che do io, su Torino io non conosco nessuno. Ci siamo noi che siamo un po' distanti un'oretta da Torino, quindi se vuoi venire da noi ben volentieri. Il problema deve essere quello che se vieni qua io educo te e spiego a te come devi fare, ma devi essere tu a farlo. Diffida degli addestratori che ti addestrano loro il cane, perché sul Siberian questa cosa non funziona. E diffida anche degli addestratori che ti propongono corsi di difesa sul Siberian, perché non è un cane che può fare difesa, questo penso che tu lo sappia già. Raffaele dice: se passate vi riempio di pasta e vino di casa, volentieri, mi piace sempre molto mangiare. Giuseppe dice, ho 3 husky, è possibile riuscire da solo a portarli insieme a passeggio? Se ci riesci sei bravo, nel senso che... Intanto state assistendo a una lotta qua. Già due, non è semplice, 3, però tutto è possibile, certo che si può fare, ci mancherebbe. Insegnagli bene la condotta al guinzaglio in modo che tutti stiano lì e non ti tirino, perché se cominciano a tirarti 3 cani, la vedo dura a tenerli, devi essere veramente forte. Se sono bravi e hanno la condotta al guinzaglio ne puoi portare anche 10, per carità. Vincenzo dice: sei un bravissimo addestratore. No, grazie, io sono solo uno che lavora con i cani e basta. Sono tanti anni, quindi questa razza la conosco ormai bene, ma non sono un bravo addestratore. Mi consigli di sterilizzare femmine se non voglio rischiare gravidanza? Verso i 7 anni va bene? Sì, va benissimo. 7-8 anni va benissimo, l'età giusta per sterilizzare. Che differenza c'è fra Siberian e Alaskan? È sostanziale, sono... il doppio gli Alaskan, quindi Alaskan Malamut o Alaskan Husky? Non lo so. E allora specifica... Fabio, scrivici se sono Alaskan Malamut o Alaskan Husky, così di conseguenza ti diciamo. Non vorrei dare una risposta non avendo capito bene la domanda. Snooki! Sui piedi. Sui piedi, sì, voglio dire. Snookin. Ci sono 500 metri quadri da dove giocare, tipo parcheggiarti sui miei piedi. Ringrazio Giuseppe. Intanto, chi abbiamo qua? Allora, Irene, chi cosa c'è?
Vino vino e sull'attenti. Segue la lezione, vino vino. Bella vino vino. Irene dice: in città senza pettorino ho paura perché tengono tanti cani slegati e se ti attaccano, sleghi tu. Aspetta, con la maniglia della pettorina lo sollevo con il collare, come faccio? Lo so, però è profondamente sbagliato il concetto della pettorina. Se, allora, innanzitutto so benissimo quello che stai dicendo, è una cosa sacrosanta. Chi lascia cani liberi è un irresponsabile ed è un incosciente. Anche se lo fa in montagna dove non c'è nessuno, perché quel cane potrebbe non attaccare nessun altro, ma potrebbe spaventare gli animali selvatici. E se vi becca la forestale vi fa un mazzo così. Quindi già i cani liberi non si lasciano. A meno che sia un'area recintata come questa, ce n'ho 30 liberi e lo posso fare, sono in casa mia. Se voi avete il cane al guinzaglio e siete quindi responsabili e state eseguendo, rispettando la legge, e trovate un cane libero, la cosa che dovete fare è immediatamente sganciare il vostro cane. Perché da liberi, credetemi, che se la sbazzano in maniera diversa. E il vostro cane, una volta libero, riesce a difendersi, riesce a contrattaccare, riesce a creare una relazione con il cane che è arrivato. Se voi ce l'avete, è vero che tu dici lo posso sollevare, ma se ti arriva un cane grosso che salta, te lo prende, perché tu non riesci ad arrivare a sollevare il cane fin qua, e ci sono dei cani che saltano alto così. Quindi non è, e in più crei tensione sul tuo cane, perché stai trasmettendo a lui, mediante la pettorina, tutta la tua tensione nervosa, il tuo spavento di aver visto questo cane arrivare libero. Ti rendi conto che qualsiasi attacco che c'è tra voi e il cane trasmette di tutte le vostre sensazioni al cane, anche il guinzaglio. Quindi in questi casi liberate subito il cane. In più fate un mazzo del genere alla persona che ha il cane libero. Chiamate i carabinieri, fategli fare il verbale. Cani liberi, verbale, ragazzi, c'è la multa. Non si può fare, per legge non si può fare. Quindi chi ha i cani liberi è un cretino ed è un irresponsabile, perché può mettere a rischio l'incolumità del proprio cane e dei cani altrui, e anche delle persone, anche dei bambini. Quindi non si lasciano cani liberi. E non è la pettorina la soluzione. La soluzione è liberare anche il vostro se succede una cosa del genere. Sì, Veronica dice che sa che non è un cane da guardia, voleva solo un addestramento base, che non tiri, che torni indietro se lo lascia libero, le cose base. Verrei volentieri da voi. Vivi da noi. Quando sarà finita l'emergenza, ti aspettiamo. Vincenzo dice: io ho 4 Siberian e vivo in Sicilia. Ho già fatto dog bike, ma non riesco a trovare un carrello per portarli tutti insieme. Mi sapresti aiutare? Certo, sled dog line. Ve l'ho già scritto nei commenti, magari ve lo riscrivo. Comunque, noi facciamo anche da tramite per sled dog line, nel senso che se ci sono delle richieste le possiamo veicolare noi, perché lui è bravissimo, ma non è molto, non è né social né tanto. Ieri ci seguiva nella diretta dell'altro ieri, sì. Vabbè, comunque abbiamo la sua autorizzazione per veicolare le vendite, quindi se c'è qualche cosa che vi interessa noi vi mettiamo in contatto con lui e comprate direttamente da lui, ovviamente. Possiamo fare da suoi agenti a gratis, perché è un amico caro di vecchissima data, quindi... Che lavora molto bene, vero Alaska? Sì, Alaska, approve. Giuseppe dice: siete bravissimi, appena si potrà verrò a trovarvi. Volentieri. Raffaele dice: ho imparato tutto 30 anni fa da Ugo Del Nevo, non so se lo conosci. Come non lo conosco, Ughino, è un mio carissimo amico. L'ho anche rivisto a febbraio, qua a Bragelato ci sono stati gli europei di sled, lui c'era, e siamo stati molto insieme. Ugo è un caro amico, una persona splendida ed è un grande professionista. Sì, c'è Venticello oggi. Ci sono molti tuttologi che non sanno nulla, mi piace molto ciò che sai. Ma grazie, ciò che so sono 25 anni. Alaska, ti fai pestare. Di lavoro con questi animali qua, quindi sono stati loro che hanno insegnato a me, perché io ho imparato, sì, da vecchi masher, alcuni tra i migliori masher che l'Italia ha avuto, come Dodo Perry, a cui devo moltissimo, però il lavoro, deve esserci la predisposizione ad aver la voglia di imparare, e sono poi loro che ti insegnano, perché si parte sempre dal concetto che il cane è un cane, e passatemi il termine, ragiona da cane, ok?
Quindi se un cane sbaglia un qualcosa, non è il cane che ha sbagliato, siamo noi che abbiamo sbagliato. Perché o abbiamo preteso che quel cane sapesse fare un qualche cosa che in realtà non sa ancora fare, quindi non gliel'abbiamo insegnato correttamente, quindi colpa nostra, oppure lo abbiamo sopravvalutato, cioè abbiamo pensato che quel cane lì avrebbe potuto fare quella cosa, in realtà quel cane ha un limite, quella cosa lì non la può fare. Faccio l'esempio in slitta, non tutti i cani sono adatti per stare davanti, per fare i leader. Quindi se io metto un cane che non è un leader, lo metto davanti, mi aspetto che lui esegua i comandi, lo sto sopravvalutando, e quindi di nuovo un errore mio. Se si parte sempre con l'umiltà, con la voglia di imparare e con la voglia di sapersi relazionare con un animale che parla da un linguaggio più evoluto del nostro, poi col tempo i risultati arrivano. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo e ci vuole esperienza. Da dove si vede se un Siberian Husky è originale? Originale nel senso in standard, Husky, credo. Così come qualsiasi cane, per essere originale deve avere un pedigree. Se non ha un pedigree non è un cane di razza. Vero Venus, tu ce l'hai pedigree? Ce l'hai? Certo, sì. Ce l'ha. Lei è originale. Lei pende dalle nostre labbra, è una cosa pazzesca sta cagna qua. Comunque Fabio, se vuoi su Instagram, su YouTube trovi la video lezione, mi pare la numero 2, che parla dello standard del Siberian Husky e è tutto spiegato sul cane, così puoi avere le idee un po' più chiare. Veronica dice: per me libero dove abito, è tutto recintato, vorrei solo che mi dia ascolto, non libero in giro, fuori insomma, per intenderci, sono contrario anche ai cani liberi. Perfetto, allora è giustissimo, libero dove abiti, quindi tutto recintato, come se fosse questa situazione qua, è la situazione ideale per lavorare il cane, quindi lavorare sui comandi, lavorare sulla condotta al guinzaglio, lavorare su tutte le piccole cose che poi alla fine vi interessano, perché ad esempio nessun mio cane sa il seduto. Ho mai insegnato il seduto al mio cane, perché a me il comando seduto non serve e quindi non l'ho mai insegnato. Ad esempio, il mio cane seduto. Venus, seduto. È seduta per sport. Balto, e tu? Tu lo sai seduto? No, Balto non lo sa. Ma magari uno, che ne so, che ha piacere che il cane stia seduto nel momento in cui mette la ciotola per terra e poi dia il comando al cane di andare a mangiare. È un ottimo esercizio. Neanche questo sanno, non ci serve neanche questo. No, questi cani no, non l'abbiamo mai insegnato, a noi non interessa. Ma è un comando per chi ha un cane o due, è molto, molto utile. Come capite se un cane è un leader o no? Davanti si dà lì con tutti quanti, quindi deve avere una corsa molto veloce. La nostra Trudy, una bisbetica domata. Trudy! È un cane molto attento al comando, molto ricettivo. Quindi deve essere un cane che quasi pende dalle tue labbra, ha la voglia di soddisfarti, ha la voglia di compiacerti, ok? Adesso lui è il mio attuale leader più bravo e già con esperienza, lui ha 5 anni. Abbiamo visto che lei, Venus, che di anni non è ancora neanche 2, ha tutte le carte in regola, perché vedete io sto parlando, la sto guardando, lei già scodinzola. Cosa significa questo? Significa che è attenta a cosa sto dicendo, è attenta, è molto ricettiva, è molto molto veloce oltretutto, e quindi sta iniziando, ripeto, non ha ancora 2 anni, quindi è un cane molto acerbo. Perché fare un leader non è che vuol dire solo saper stare davanti e sapere i comandi. Il leader ha tutta la responsabilità di tutti i cani dietro e anche del masher. Deve essere anche un cane con le palle, con gli attributi, scusate il termine. Chi pesto qua? Questi attributi si vengono poi fuori con gli anni di esperienza. Non è che se un cane sta davanti 3-4 volte è già un leader. Ci vanno anni. Lui questi anni se li è già fatti e quindi lui posso dire che ormai ha l'esperienza consolidata. Lui ha imparato da lei. Lei, dov'è lei? Che ormai di anni ne ha 8. Che è anche la sua mamma. Che è anche la sua mamma, di anni ormai lei ne ha 8, è stata una bravissima leader ai tempi che furono, adesso comincia a essere stufa. Va in prepensionamento, esatto. Con quota 100 vorrebbe andare. È ancora molto brava davanti a livello di... Anche Ruby, dov'è Ruby, la nostra Ruby? Rubina! Ruby ancora di più, è qua. Bubi! Ciao Bubi! Ruby ne ha 11, infatti il 15 marzo. E Vino.
Lei ha insegnato ad Alaska, che ha insegnato a Yakati, che sta insegnando a Venus, è tutto un po' così. Lei a sua volta ha imparato da Nerina, che ormai non c'è più. E sono i cani che insegnano ai cani. Scherry, anche tu, dove sei? Vieni, Scherrino. Scherry? No, Scherry si mette in posa, ma non... Non è facile e sicuramente non è una domanda a cui si può rispondere in maniera semplice, perché dovrei riversarti 25 anni di bagaglio di conoscenze che ho. E io ormai lo capisco abbastanza al volo se un cane ha queste caratteristiche, ma sono anche sensazioni mie, non saprei neanche spiegarti come faccio a capirlo. È corretto dire che al guinzaglio io gestisco il cane e lui gestisce me, cioè dout des? Sì, assolutamente sì, ma è anche in slitta. Cioè, a guinzaglio c'è una grossa relazione, cioè siamo insieme, siamo collegati da questo filo che si chiama guinzaglio, siamo insieme e stiamo quindi facendo una cosa insieme. Virus! Gianni, hai ragione, ma gira il vento, non so più dove stare, se mi giro da una parte arriva di qua, se mi giro dall'altra, perché pioveva, si sta aprendo, quindi c'è vento in ogni dove. Vento? Un po' sì. Scusate, ci sono delle folate. Virus! No! Riprendila. Allora, l'ho sgridata perché stava facendo una buca e io non voglio. Qual è stata la reazione? Ha smesso subito, si è allontanata e si è messa giù. Questa è anche una componente che fa del cane un buon cane, perché ricettiva al comando, mi ha subito ascoltato, ha capito che quello che stava facendo non andava bene, e sono tutte caratteristiche che comunque servono quando ce l'hai davanti il cane. E quando fa il leader servono, quindi sono caratteristiche di un buon leader. Hai mai fatto salire un husky sul tuo letto come ci fece Seppala? No, sale solo Ginger sul letto. No, l'ho fatto anch'io in passato, ci mancherebbe. Poi ho cambiato un po' opinione, nel senso che secondo me questa è la vita giusta per loro, cioè un po'... Vi racconto una cosa, l'altro giorno abbiamo portato Venus a casa, così, per farle vedere il mondo, no, non è vero, non era mai stata in casa Venus, e si è messa davanti al forno dove si specchiava e si abbaiava da sola perché vedeva se stessa, oltre ad essere molto agitata, quindi abbiamo deciso che stava meglio in canile, poverina. Va bene se lo faccio lavorare in giardino dove vive e gioca tutto il giorno? Sì, certo, è la zona più semplice, perché per lui è casa sua e quindi ha la tranquillità di poter lavorare in casa sua senza distrazioni. Una volta che ha lavorato bene in casa, ha imparato bene le cose, quando esci aspettati che ci siano delle distrazioni e quindi sia un po' più complicato, ma è normale, voglio dire. La casa è il momento dove si comincia, è il posto più indicato. Sì, a stare a dire seduti a tutto passa la giornata, sì, non... Hai mai avuto un husky del cuore unico e preferito? Sì, adesso non dire di no. Sì. Dice di no, ma non è vero. No. Sì. No, non è vero. È una bugia. No, non è vero. Mauro, non fidarti, perché già adesso, per esempio, Venus è una preferita. Perché no, abbiamo... no, preferiti. Sì, abbiamo... No, preferiti. Abbiamo dei favoritismi. Quando c'è un cane che ha delle particolari qualità e io riesco a vederle, riesco a valorizzarle, mi fa piacere, mi fa particolarmente piacere, perché se non le avessi viste quelle qualità sarebbe uno spreco, ma se il cane non me le avesse dimostrate non avrei potuto vederle, quindi merito suo che me le ha dimostrate, che quasi mi ha chiamato e mi ha detto: ehi, guarda che ci sono anch'io, sto tirando fuori il carattere, ho capito dove siamo, dove viviamo, ho capito le regole, scusami, ho fatto il buco prima, scusami, smetto subito. Ha smesso subito. C'è un cane che ti sta dicendo: guarda, io qua sto bene, voglio fare qualcosa con te. E io devo essere capace di vederla questa cosa. Se non la vedo, l'errore è mio. Qual è l'età massima per l'addestramento allo sled dog? Prima si comincia, meglio è, come in tutte le cose. Non c'è un'età massima. Io li faccio lavorare. Ecco, vedi, Anna Maria dice che lo sa anche lei che hai dei preferiti. Grazie Anna Maria che mi sostieni in questa causa. No, allora, la parola preferito non mi piace, perché la parola preferito cosa implica? Che gli altri non sono preferiti. Io tratto bene, e scusate il termine, cago solo dei cani e gli altri non li cago. Non è così, non è vero. Ogni cane ha il suo carattere, ogni cane sa fare un qualcosa, ha delle qualità.
se io riesco, è chiaro che... Vabbè, diciamo che la tua preferita era Nerina, che non c'è più, così non favorisci nessuno. Sì, esatto. Allora... Non è preferita, quella cagna lì è stata una cagna... Preferita. Fantastica. Non è che era preferita. Quella cagna in 13 anni in cui ha vissuto... Allora, tue figlie, chi è, qual è il cane preferito di papà? La voce della verità, dai, su. No, no. Ha un cane preferito? Anch'io. C'è anche lui. Papà ce l'ha un cane preferito o no? Secondo me sì. Secondo lei sì, no, sì. No, allora, non è questione di essere preferita. Nerina è stata una cagna che in 13 anni non ha mai dato un morso a nessuno, nessuna femmina, nessuno, non ha mai fatto una rissa. Era super partes. Eppure la rispettavano tutti. Vabbè, è se stata... non era la sua, era la mia preferita. È stata una cagna che davanti era eccezionale. Non ha mai... Negli ultimi anni ovviamente era lenta, era un po' stufa. È stata una cagna anche... che io ho usato tantissimo, quindi di chilometri ne aveva fatti una marea, però non ha mai sbagliato un comando, non ha mai si è sempre comportato perfettamente, ha insegnato una marea di cani, tutti i cani che ci sono qua, comunque se guardiamo tutti quanti, lei a sua volta ha imparato da Bugi, che è stato il mio primo vero cane, vero leader, quindi sono quei cani che ti rimangono nel cuore perché ti hanno permesso di andare avanti col tuo lavoro, ma non è che erano preferiti. Una mano dall'aria gelida. Fino dice entrambi due aschi. Ah no, aspetta, c'era un messaggio prima. Aspettate che qua io mi perdo un po'. Devo confessare che ho iniziato tutti i miei cani senza esagerare. Entrambi due aschi passeggiavano molto bene senza tirare il guinzaglio corto in città e l'avvolgevole montagna. C'è vento. Sì, lo abbiamo già detto che abbiamo fatto anche un post per dire che le zampe non vanno lavate con candeggina dopo la passeggiata. Mi raccomando, non lavate le zampe dei cani con candeggina o cose chimiche. Sapone neutro o le salviette apposite o anche solo l'acqua tiepida. Non usate la candeggina, gli bruciate le zampe. Comunque trovate sulla nostra pagina un post a inizio emergenza dove già lo dicevamo, ma ci raccomandiamo ancora. Ecco la preferita, sì, infatti. la voce della verità, esatto. Pino dice che lui è convinto che quando ci hai dato Charlie avevi il tuo preferito, Pughi, ecco. Ma sì, ma sono quei cani, non è che sono preferiti, sono quei cani che ti rimangono... Ehi, Casper, no, sono quei cani che ti rimangono. Yaki, racconta. Hai lavorato su quelle caratteristiche lì, hai dato modo al cane di esprimere il suo potenziale. E non è che sono preferiti, però ti rimangono nel cuore perché sono cani che sono stati importanti. Ecco, io userei più la parola importanti che non preferiti. Non ci sono preferitismi, qua si trattano tutti alla stessa maniera. Ci sono i cani importanti che rimangono e che hanno inevitabilmente segnato tipo Alaska, no? Alaska? Sì. Facci la faccia. Te mica tanto. Sei più o meno importante te. Una via di mezzo, dai. Sei un po' una via di mezzo alla schiena. Povera. No, non abbiamo visto il film Togo, cosa ne pensiamo? Sì, anche perché abbiamo collaborato alla traduzione italiana del film Togo, quindi l'abbiamo visto. Cosa ne pensi? A me è piaciuto tantissimo, alla fine ha fatto piangere. Sono contento che abbiano finalmente parlato di Togo e abbiano un po' chiarito il discorso di Balto. E Balto è stato l'ultimo leader della staffetta. Il cane che ha percorso più strade è stato Togo, quindi contento che ne abbiano parlato, un tributo a Togo che era doveroso. E ricordo che Togo esiste ed è ancora, c'è imbalsamato al museo, mi sembra, di Cleveland, se non ricordo male, quindi per chi va negli Stati Uniti è visitabile, visionabile, però grande cane, certo. Ma è la stessa storia che dicevate voi dei preferiti. Togo per il Super Seppala è stato un cane importante, non è che fosse preferito, e sono quei cani che dici, cavolo, ma questo cane ha queste qualità. Le ho viste, meno male che io le ho viste, meno male che lui me le ha fatte capire. Anche perché lui all'inizio non gli dava una lira. Io molto spesso non ho dato una lira a qualche cane, che poi dopo qualche anno ho capito che invece le lire gliele dovevo dare perché di qualità ne aveva. Questo è il nostro mestiere, secondo me, capire le qualità del cane, ma ci vuole l'esperienza. Perché io vedo i neofiti
anche all'interno della mia organizzazione, della mia struttura, i ragazzi che sono con me da un anno o due non hanno ancora, sono capaci di dare giudizi su un cane, quel cane non vale niente, così non hanno ancora le competenze per poter giudicare un cane. Poi un cane non si giudica a 6 mesi o a un anno, prima di giudicare un cane bisogna che abbia almeno 2-3 anni, lì capisci che cosa sta venendo fuori, perché bisogna attendere la maturazione psichica del cane e anche quella fisica. Vero Mino? Cosa ne pensi? Evina! Ciao Evina! Va bene, se non avete più domande vi salutiamo, anche perché mi è arrivata la notifica che la mia batteria sta abbandonando e la mia mano si sta congelando perché fa un freddo nero, c'è l'aria. Blizzy! Blizzino! No, Blizzino non c'è più. Va bene. Sì. Ciao Simo, fai un saluto. Ciao, ciao, ciao. Chi c'è qua? Tienilo in braccio. Fire? Ciao Luca, quando la mia Lisi si sdraia al sole, faccio bene a spostarla? No. Fa male, perché il cane ha bisogno di stare al sole, anche a Ferragosto con 40 gradi, non ti preoccupare. Cioè, no, tienila su. No. Venila tu. Vieni su. Lasciala, rimettila dentro, piacere. Il cane ha bisogno del sole, deve stare al sole, perché il sole lo aiuta a sintetizzare la vitamina D, è fondamentale per il cane il sole, quindi se il cane sta al sole è perché sente di avere il bisogno di farlo, non spostarlo assolutamente, il sole è importante per il cane. Vincenzo, come faccio a capire se il cane può essere un leader? L'abbiamo detto poco fa, nel senso che ci sono tantissime cose che... Se hai voglia di andare un po' indietro nella diretta, trovi la... Gli abbiamo risposto alla stessa domanda sì, pochi esatto. Minuti fa, un quarto d'ora fa circa. Comunque non è una domanda di facile risposta, ecco. Non voglio essere elusivo o non raccontarvi le cose come stanno, però non riesco neanche a spiegare bene le sensazioni che io sento. È tutto legato all'osservazione del cane, bisogna osservarlo sempre. Sempre gli occhi sui cani, questa è una regola fondamentale, perché con gli occhi sui cani osservi il loro comportamento e puoi capire tante cose. Come cercare di non farlo scappare senza guinzaglio, chiede Michele, Sabrina, non so chi dei due. Se è adulto è un lavoro immane, bisognava lavorare quando era cucciolo. Anche questo l'abbiamo spiegato all'inizio della puntata, della diretta. Sì. Poi la diretta comunque verrà pubblicata sulla pagina Facebook, quindi se volete poi rivedervela, magari andate a cercarvi i punti che vi interessano e potete risentire tutto quanto. Va bene, allora vi lasciamo. Ciao Neri, saluta! Saluta, ciao! Ciao Nerina. I miei aschi vanno matti per le carote, fanno bene? Sì, assolutamente sì. Sì, fanno bene, le carote sono promosse. Carote promosse. Cos'è che dici tu? Carote, cioè abbiamo il fans club oggi. Va bene. Va bene, allora buon sabato a tutti. Iacati, ciao. Sì, ciao. E li ritiriamo e ci vediamo presto. Mi raccomando, a proposito ancora della candeggina, non lavate le zampe dei cani con la candeggina, è una boiata... astronomica, gli fate solamente del male, vero Thunder? No candeggina. Va bene, ciao a tutti.